Io tifo per l'Italia e per gli italiani. Prendo atto che i governi più ostili, penso a quelli del nord Europa, Svezia, Finlandia, Danimarca, Olanda, sono tutti governi o di sinistra o alleati con la sinistra. Detto questo, se alla fine di queste giorni e notti di trattativa l'Italia arriverà ad ottenere solo una piccola parte di quello che già noi paghiamo all'Europa, oltretutto col vincolo, il cosiddetto freno di emergenza, di poterlo spendere solo col permesso degli altri paesi europei, è la dimostrazione che così come è impostata questa Europa non funziona. Serve ad alcuni, ma non serve ai cittadini. Detto questo, tifo Italia, spero che l'Italia ottenga il massimo possibile. Se quello che otterremo sarà quello di cui si legge, ovvero sia meno di quello che gli italiani pagano, la fregatura sarà colossale. Prima aspetto i risultati, poi prendo atto del fatto che però da mesi questo governo ci racconta che è amico dall'Europa e l'Europa ci tratta a pesci in faccia. Taccio sul tema immigrazione, visto che l'Italia è tornato il campo profughi di tutta Europa. Ripeto, io tifo per l'Italia. Però di vedere ministri col cappello in mano in Europa a chiedere quello che è nostro, sono stufo, non è dignitoso.